Ciao ragazze, ciao ragazzi, oggi voglio fare questo video che riguarderà i peggiori acquisti che, di lusso che io ho fatto nell'anno scorso, nel 2018. La mia videocamera ha sempre qualche strana spia accesa e io ancora non ho capito come funziona. Comunque, dettagli. Oggi voglio filmare questo video direttamente nella mia cabina armadio, perché è molto più semplice, perché praticamente tutto quello che vi farò vedere l'ho selezionato da qua. Quindi inizierei subito, bando alle ciance, iniziamo con il primo acquisto, che non è stato un buon acquisto nel 2018. Se non sbaglio, l'ho acquistata nel 2018, potrebbe essere anche fine 2017, però avete capito. Questa è una Chanel vintage che io ho trovato a Trieste, stranamente, nella mia città, e diciamo di media grandezza, non ci sta tantissima roba perché è parecchio sottile, però non è poi così piccolina, quindi riesco insomma a mettere lo stretto indispensabile, diciamo così, ed è degli anni 80, non sappiamo esattamente la data, ma è degli anni 80, ha il cartellino, tutto quanto, ed è anche un bel modello classico, con la pelle un pochino più piatta rispetto a come sono oggi le Chanel, che sono un pochino più bombate. Vedete che questa è molto piatta, è appunto degli anni 80, quindi molto probabilmente più vecchia di me questa borsa, però nonostante ciò è sempre comunque in perfetta forma, quindi non è un acquisto sbagliato per la borsa in sé, perché è in perfette condizioni, è perfetta, insomma è anche bella. Il fatto è che quando l'ho presa mi serviva una borsa di questa grandezza più o meno, nera e dorata, e poi invece che cosa ho fatto? Io ho preso questa che non posso portare a tracolla, quando la metti e comunque sta abbastanza corta, quindi è molto molto elegante, cioè non si può portare da giorno, questa borsa è una borsa da sera più che altro, e io l'avevo comprata perché pensavo di poterne fare una borsa da tutti i giorni. Non è stato così, l'ho utilizzata veramente veramente poco, e poi come borsa da tutti i giorni ho preso la boy bag nera, che mi sa che vedete perché sta là, esattamente quella, ho preso la boy bag nera con hardware dorato, e alla fine quella la uso costantemente, veramente sempre, mi vedete anche utilizzarla moltissimo su Instagram, se mi seguite nelle stories, nei post eccetera, mentre questa tendo ad evitarla perché è difficile da mettere. Capita che la indosso proprio perché ce l'ho, e quindi mi autoconvinco ad indossarla, perché altrimenti l'ho presa per niente, però sto seriamente pensando di venderla perché, ripeto, volevo fosse una borsa tutti i giorni, ma non lo è certamente. Poi, altro acquisto di cui io mi sono pentita è questo, che è un choker, questo è di Saint Laurent. Allora, questo choker a Los Angeles l'ho preso, dove l'ho preso? Non mi ricordo. Comunque è seriamente molto carino, molto... Allora, numero uno, questi, cioè la Y, cioè le due punte della Y, quando tu abbassi il collo praticamente ti perforano, non sto scherzando, però praticamente danno molto fastidio sul collo perché ti fanno questo, cioè praticamente tu devi stare dritta, ok? Quando indossi questo choker tu puoi stare dritta, non puoi abbassare la testa, perché sennò le due punte della Y tendono a infilzartisi nel collo, che non è proprio piacevole, e poi i choker sono andati di moda per tipo 20 minuti. Quindi non ho fatto praticamente in tempo a metterlo, che non sono già più di moda, e quindi nonostante sia bello è stato un acquisto sbagliato, perché è terribilmente terribilmente scomodo, e ormai è pure demodè, quindi vabbè, fosse per quello chi se ne frega lo metterei comunque, proprio il fatto che è scomodissimo, fa male. Poi scusatemi se mi abbasso ogni volta, so che è un po' assurda sta cosa. Poi altro acquisto di cui devo dire mi sono un po' pentita sono questi stivaletti Louboutin, sono gli ultimi Louboutin che ho comprato. Ta-da! Non ho portato a fare la suola a questi perché mi avete detto in tantissimi: no Nicole, basta che tu ci cammini e dopodiché non scivolano più, stai tranquilla. Quindi non ci ho fatto fare la suola, vi ascoltate, e non so se ho fatto bene oppure no, alcuni la fanno, altri no, non capisco. Comunque questo non c'entra nulla con il video, questi stivaletti Louboutin io li ho praticamente uguali, stesso tacco, stessa scarpa, tutto uguale, solo che hanno tutti questi dettagli pelusciosi
lungo lo stivale praticamente sono colorati, quindi dovrebbero essere uguali a questi, però in uno stile completamente diverso. Insomma, avrete presente gli stivaletti di cui vi sto parlando, sono tutti colorati e un po' più spessi eccetera. Comunque la scarpa sotto è la stessa, solo che io non capisco perché quelli sono comodissimi e li uso sempre anche da tutti i giorni, cioè riesco veramente a camminarci. Io sono una che soffre molto per i tacchi e per questo non li indosso ogni giorno, perché mi piace, non li indosserei ogni giorno ma ci soffro tanto e quindi li indosso a volte, però quelli, gli altri Louboutin, sono super comodi, li uso tranquillamente tutto il giorno e non mi fanno male i piedi la sera. Quindi quando ho visto questi mi sono detta, ah, lo stivale è lo stesso, il tacco è lo stesso, l'altezza, l'ampiezza del tacco è la stessa, prendiamoli che saranno comodi. Non so perché, ma sono scomodi. Cioè, sono comunque comodi come stivali, però non sono comodi come gli altri, non capisco perché, perché appunto è la stessa scarpa, però sono un po' più scomodi e quindi ho veramente difficoltà ad indossarli, almeno per ogni giorno non posso farlo. E peccato, perché sono molto belli, tra l'altro però tendo più ad indossarli con i jeans o con un pantalone stretto, perché con la gonna non mi stanno benissimo, mi sta meglio uno stivale alto, quindi diciamo che riesco ad indossarli poco per questi motivi e quindi, nonostante siano molto molto belli e mi piacciono tanto, sono stati un po' uno sbaglio. Io vi chiedo scusa, mi sono appena resa conto che probabilmente tutto il video era completamente buio e non so come mai la videocamera stia facendo ciò, però lo sta facendo, quindi perdonatemi, forse adesso sono troppo luminosa io, ma il background ancora non è buono, non lo so. Insomma, lo sapete, io sono, non ho tecnici delle luci qui ad aiutarmi e sono una ragazza normalissima, quindi purtroppo. Allora, poi vado sempre a prelevare il prossimo, le prossime cosine che vi farò vedere. Altro acquisto che è forse lo sbaglio, no, lo sbaglio più grande no, ma uno degli sbagli più grossi di questo video, sono loro. Questi sono i miei orecchini a bottoncino Chanel, sono bellissimi, con uno chignon ampio, un po' spettinato, eccetera, l'outfit adatto, questi due bottoncini Chanel con chiusura stile borsetta, sono molto belli. Sono molto belli, ho fatto l'impossibile per trovarli, tra l'altro, perché sono un pezzo vintage e non li fanno più, anzi adesso hanno iniziato a farli non uguali ma molto simili, però questi sono, sono appunto vintage, quando li cercavo non c'era, non erano ancora usciti così simili comunque nelle nuove collezioni, li volevo assolutamente, alla fine li ho trovati anche un pochino al di sopra del prezzo che avrebbero dovuto avere, ma visto che erano così difficili da trovare li ho presi e sono ancora placcato oro, quando una volta Chanel faceva appunto i gioielli placcato oro, e sì, sono molto belli. Il problema di questi orecchini qual è, che io mi dilungo sempre troppo, è che fanno male cane, cioè hanno la clip, purtroppo io detesto gli orecchini a clip, una volta facevano sempre gli orecchini a clip. Perché? Li odio. Ragazzi, non riesco ad averli su per un paio d'ore, che mi fanno male, ma un male. Praticamente mi stringono il lobo, ma così forte che poi ho tutto l'orecchio rosso e sul lobo diventa quasi blu. Non mi circola il sangue e fa tanto tanto male, quindi li metto se devo uscire un paio d'ore, li metto. Devo uscire una serata intera? Se devo uscire tutto il giorno? Assolutamente no, perché mi ritrovo a metà giornata che li tolgo e li metto in borsetta, fanno troppo male, sono, non so, io comunque ho questo problema con molti orecchini a clip, forse sono le mie orecchie che hanno qualcosa che non va, non lo so, avete anche voi questo problema con gli orecchini a clip, ma soprattutto con questi fanno malissimissimissimo, il che mi dispiace perché mi piacciono tanto, però purtroppo è un no. Poi, allora, io so che qui vi scioccherò, ok, ok, lo so, prossimo sbaglio, diciamo così, è questa borsa, è questa Chanel, è la mia medium in jersey, in tessuto blu elettrico. Allora, questa borsa è bellissima, ok? È veramente, veramente meravigliosa, volevo tanto una borsa di questo colore, quando l'ho trovata mi ci sono fiondata, anche questa l'ho presa vintage ma è seminuova e praticamente non ha niente di che, è nuova, ok? È perfetta.
il fatto che purtroppo è difficilissima da abbinare, o almeno io con i colori e le colorazioni che utilizzo di solito, che sono un pochino più o nero o un po' più neutre, beige eccetera, è tanto tanto difficile da abbinare. Nonostante mi piaccia tantissimo, ho difficoltà ad indossarla, l'ho indossata troppo poco. Quando acquisto qualcosa di un certo valore, con un certo prezzo, mi dà sempre fastidio se non riesco ad utilizzarlo sempre, sempre, sempre. È una cosa, non lo so, non mi piace tenere qualcosa in armadio lì e comprarlo per poi lasciarlo là, cioè mi piace usare le cose. Se spendo voglio che appunto quell'oggetto, voglio usarlo, cioè le cose sono fatte per essere usate, non ha senso lasciarlo lì. E quindi cosa faccio con questa borsa? A volte mi dico ok, è troppo tempo che non la metto e quindi creo un outfit adatto per poterla indossare, che di solito non mi capita, cioè di solito mi vesto e poi prendo una borsa, quella che insomma sta meglio con l'outfit del giorno, e con questa invece non ce la faccio. Capita, se mi vesto e poi vado a random, non prendo mai lei perché devo crearci un outfit apposito, perché altrimenti è davvero molto molto complicata da abbinare, e il che mi dispiace tantissimo, e vorrei indossarla di più, però è così. Poi, altro sbaglio, anche questa mi piace molto, però questo è il maglioncino Monday di Alberta Ferretti con immancabili capelli, ok? È il maglioncino Monday. Allora, io poi ho preso Saturday, che è medio lungo, questo è corto, ok? Questo è corto. Poi ho preso Saturday, che è di una media lunghezza, e poi ho preso... no, Monday... non mi ricordo, comunque ho l'altro che è grigio con la scritta fucsia che è di media lunghezza, e poi ho l'altro che è rosa con la scritta rossa che è lungo, quindi è un abito, e con quelli mi trovo molto molto bene. Quello di media lunghezza grigio lo uso con i jeans, l'abito invece ovviamente lo metto con i collant neri, stivale sopra il ginocchio, ed è anche molto caldo, molto comodo. Sono molto caldi questi, sono tutti 100% cashmere, se non sbaglio cashmere, comunque 100% lana, e sì, sono molto caldi, molto morbidi, sono molto comodi. Ciao gatto Dem, immancabile nei miei video. E il problema è che sono, questo è molto molto corto, e io ho provato la taglia più grande ma mi diventava troppo largo, quindi questa è la mia taglia ma è troppo corto sia sulle maniche che sul il maglione in sé. Purtroppo per me è troppo corto, e questo è il classico problema, che cioè classico, a volte mi capita di avere questo problema perché sono molto alta, lo sapete, sono 1,77 m, e quindi molto spesso le maniche e il busto in sé sono troppo corti su di me, e quindi sembra che io abbia lavato un maglione di lana a 90 gradi e che sia uscito molto piccolo. Purtroppo questo è il problema che ho avuto con questo maglione, e pensavo lo facessero per ragazze più alte, evidentemente mi sono sbagliata, e poi appunto degli altri ho preso la stessa taglia, ma essendo lunghi vanno bene, ma questo è decisamente decisamente troppo troppo corto. Poi altro acquisto sbagliato, questo l'ho fatto o a fine 2017, tipo gli ultimi mesi del 2017, o inizio 2018, perché era insomma l'anno scorso, dai, l'anno passato, l'inverno passato, ed è questo giubbotto Moncler, questo piumino Moncler. Ok? È abbastanza semplice come piumino. Scusa, gatto tempo. E lo sto piantando addosso. Scusa! Però non so come, in negozio non me ne sono accorta, ma è tipo sfasato. Cioè va un po' più largo ai lati, e voi, cioè, si potrebbe pensare che è una cosa positiva, che magari, cioè, sta bene, però non sta bene, sta male. Cioè mi fa... tipo campana, cioè stretto sopra poi largo sotto, non mi piace, non ha una bella forma, non mi trovo mai ad indossarlo proprio per questo motivo. È un piumino, è comodo, potrebbe essere un piumino da tutti i giorni, purtroppo però non so come sia possibile, ma a volte quando in negozio provo qualcosa, magari penso mi stia bene, poi arrivo a casa, mi vedo meglio, provo outfit eccetera e mi rendo conto che non mi sta bene, quindi... sì, purtroppo lo metto comunque, ovviamente, perché cioè è un buon piumino, tiene caldo, quindi lo indosso ad ogni modo, cioè lo indosso in ogni caso, però vorrei mi stesse meglio, ecco. E poi ultimo acquisto sbagliato di oggi che ho fatto nel 2018, è arrivata anche Gatta Stellina tra l'altro, sono loro, sono le scarpe da tennis di Valentino con la fascia, forse sì, forse è troppo luminosa adesso questa luce, con la fascia rosa qui,
ai lati, cioè in realtà la fascia va appunto ad avvolgere la scarpa, insomma, a parte sulla suola. Sono belle queste scarpe da ginnastica, sono anche comode e mi piacciono. Il fatto è che le ho praticamente identiche con le borchiette dorate sempre di Valentino, che sono molto simili, le sto guardando, sono molto simili, e quindi mi trovo ad indossarle poco, perché appunto indosso di più le altre. E ho tante scarpe da tennis di questo colore, e quindi stesso discorso di prima: se compro una cosa voglio indossarla tanto, sempre tanto, e specialmente se si tratta di un capo di lusso per cui spendo una certa cifra, e queste secondo me non le uso abbastanza, quindi sono abbastanza severa con me stessa su questo, cioè se compro qualcosa penso, gatta stellina, penso sempre a diversi modi in cui posso indossarla, abbinarla eccetera, perché voglio essere sicura di non lasciare le cose nell'armadio, che sarebbe uno spreco per come la vedo. E purtroppo non è successo così con queste scarpe, che comunque le metto, non è che non le metto mai, la suola comunque è un po', si vede che le ho usate, però vorrei utilizzarle di più e mi dispiace perché ho appunto le altre con le borchie che sono uguali, cioè praticamente la stessa scarpa, però quella ha le borchie e questa ha la fascia rosa, quindi sì, anche queste sono state un po' uno sbaglio, tornando indietro a prendere qualcos'altro piuttosto, ecco, che userei di più. Quindi ragazzi e ragazze, questo è quanto, spero vi sia stato utile, vi sia piaciuto comunque questo video. So che i video di cosine si dice di lusso eccetera vi piace, quindi e intanto mi avete detto che il video che avevo fatto l'ultima volta sulle cose di lusso comprate, che però cioè poi mi ero pentita, allora ho pensato di farne uno proprio per il 2018, quindi spero vi sia piaciuto. Bacio grandissimo mia family, e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao.